sopralluogo di oggi ha questa finalità, appunto quella di verificare un po' lo stato dell'arte dei lavori complessivamente. È presente il Ruppi, il direttore dei lavori, il responsabile del programma PIX, il dirigente Iadicicco ci sta raggiungendo. Questo lavoro è in dirittura d'arrivo. Entro metà della prossima settimana dovrebbero essere ultimati i lavori, diciamolo entro la settimana prossima. Mi garantiva adesso il RUP, che entro l'architetto Mainolfi, che per fine mese l'opera dovrebbe essere anche collaudata, fine mese di novembre. Quindi da dicembre riconsegneremo anche quest'altra progettualità PIX alla città di Benevento. Questo è un altro fiore all'occhio della programmazione dell'amministrazione Mastella. Abbiamo voglia di riaprirlo alla città, di far capire cosa abbiamo riqualificato, il prestigio e l'importanza di quello che abbiamo riqualificato, quindi non vediamo l'ora che questo accada. Nell'ordine di una trentina di giorni questo progetto lo portiamo ultimato. È un tassello di fondamentale importanza che si aggiunge al percorso turistico della città, ma tutti i progetti PIX hanno questa primaria importanza, quella di coniugare, congiungere, allargare, integrare la potenzialità turistica, la vista attrattiva turistica di questa città, perché abbiamo avuto come amministrazione Mastella il coraggio di investire e di andare a riqualificare i siti storici e archeologici della città. Io tengo sempre a precisare che io li definisco questi atti di coraggio, perché quando tu tocchi i siti storici e archeologici è chiaro che naturalmente ti devi imbattere anche in una serie di problematiche e prerogativa di natura archeologica. Per fortuna c'è stato un rapporto, e c'è tuttora un rapporto di grandissima cordialità istituzionale con la soprintendenza. Le piccole criticità le abbiamo superate di volta in volta. Per noi partire da un sito storico sul piano archeologico significava partire dal progetto basico. Tutto quello che poi abbiamo rinvenuto nelle varie progettualità PIX, parlo in termini di reperti, di resti, non è altro che un impreziosimento di quello che era il dato iniziale che ci siamo posti anche come obiettivo, e mi riferisco in particolare a Piazza Cardinal Pacca, dove i reperti che sono stati ritrovati saranno adeguatamente preservati e documentati con un dato scientifico da parte appunto della soprintendenza. Quindi non solo Piazza Cardinal Pac, per fare un esempio di scuola, sarà riqualificata rispetto ad una piazza che era un vero e proprio degrado, ma sarà riqualificata con la proiezione che ci eravamo dati. E inoltre ci saranno appunto questi reperti che saranno reinterrati e preservati, ci sarà un giardino a verde della piazza con questo infopoint, che poi avrà appunto la finalità di indirizzare presso i vari siti turistici della città, ci auguriamo, quanti più visitatori possibili della nostra città.